Ciao ragazzi, farò un retro unboxing di The Curse of Monkey Island. Unboxiamo anche il 4. E tu che saresti? Come? Sono Guybrush Threepwood, un temibile pirata. Un temibile pirata? Anche il 4 non è male. Sì, ma quel gioco si può definire un punto e clic. Dai, un gioco dove usi i tasti per andare avanti. Che punto e clic è? Via, via, via. Ciao. Procediamo con l'unboxing di un gioco serio. Company! Bene, iniziamo con l'unboxing. Ah, scusate, non è questo. Via! Eccolo. Un unboxing a muro e a pavimento. Sul lato frontale c'è Guybrush Threepwood con l'anello maledetto che lo consegna ad Elaine. A sua volta viene pietrificata, dorata da un maleficio. Alla sua sinistra LeChuck, il temibile cattivo che è già morto più volte negli altri episodi di Monkey Island. Sul retro il faccione di Guybrush Threepwood è una descrizione della trama del gioco con qualche screenshot delle varie aree del gioco. Vi ricordo che in Monkey Island 3 fu l'ultimo dei Monkey Island ad utilizzare il mouse, se non sbaglio, perché il quinto non l'ho giocato, e ad avere una grafica bidimensionale con alcuni elementi finti 3D. Cosa c'è su questo lato? Logo del gioco, casa editrice, un'indicazione del che ci dice che c'è un CD-ROM che va su Windows 95, poi altro lato, di nuovo stessi loghi e altri screenshot. Lato superiore, logo di Monkey Island. Sul lato inferiore, i requisiti minimi per far girare il gioco sul PC. Bene, arriviamo al momento clou. L'apertura della scatola. Apriti, Sedano! Ma bene, cosa abbiamo qua? Una scatola così grossa per un CD e un manuale di istruzioni. Ecco il disco 1. E da questa parte troviamo il disco 2. Stessa immagine. Ecco il manuale di istruzioni. Tutto bello a colori e bello illustrato, con i faccioni e anche alcune vignette. Bene, vi ricordo che il gioco è stato tutto tradotto in italiano, sia i testi che i doppiaggi. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, oppure no se non vi è piaciuto, e commentate, mi raccomando. Grazie per la visualizzazione, ci vediamo nel mio prossimo video. Iscriviti, iscriviti ora se non l'hai già fatto. Subscribe! Subscribe now!